Inizierei con inquadrare il gruppo CNH Industrial, che rappresenta attualmente uno dei gruppi più importanti a livello mondiale nel settore dei capital goods, confermatosi per l'ottava volta consecutiva leader nel Dow Jones Sustainability Index. Il gruppo CNH Industrial è composto da 12 brand che operano nel settore dei veicoli commerciali, nel settore delle macchine agricole, nel settore dei veicoli movimento terra e sviluppo progettazione motori. Il gruppo CNH Industrial ha un fatturato di circa 30 miliardi di dollari, 66 stabilimenti nel mondo, 65.000 dipendenti in tutto il mondo ed è presente attualmente in più di 180 paesi. Concentrandoci e focalizzando la nostra attenzione sull'Italia, CNH Industrial ha in Italia 13 stabilimenti, tra cui quello di Torino, qui dove siamo oggi, rappresenta sicuramente uno degli stabilimenti più importanti e principali. CNH Industrial è ormai da anni fortemente impegnata nell'attività di spostamento casa-lavoro, lavoro-casa dei propri dipendenti, offrendo delle soluzioni eco-friendly, come si dice per essere moderne, alternative all'utilizzo dell'auto privata. Tutto questo rientra in un piano che viene chiamato piano di mobility e il piano di mobilità offre non solo per l'azienda ma anche per i dipendenti un duplice vantaggio. Da un lato si hanno dei miglioramenti in ambito dell'inquinamento ambientale con un risparmio della CO2 e delle polveri sottili, ma nello stesso tempo l'attività di mobility management permette ai dipendenti di essere meno soggetti a fattori di stress causati dall'essere quotidianamente nel traffico e giungere quindi al mattino al lavoro già estremamente nervosi. I piani di mobility management vengono sviluppati dal gruppo CNH Industrial, soprattutto qui in Italia, in stretta collaborazione con le autorità locali. Attualmente, su tutto il territorio italiano e quindi nei 13 stabilimenti di CNH in Italia, sono attivi dei piani di mobility management. Le iniziative di mobility management includono tutta una serie di attività. Quelle che noi principalmente utilizziamo, soprattutto sul territorio italiano, sono carpooling, utilizzo di navette che l'azienda mette a disposizione dei dipendenti, e l'utilizzo della bicicletta. Questa soprattutto è un'iniziativa che negli ultimi tempi sta prepotentemente aumentando. Se vogliamo ampliare la nostra visione, il nostro raggio d'azione, guardare più lontano, il gruppo CNH Industrial sta sviluppando piani di mobility management non solo qui in Italia, ma anche presso i propri stabilimenti in Francia, in Spagna e abbiamo anche esempi estremamente virtuosi in India, in Cina, in Russia e in Brasile. In CNH Industrial abbiamo incominciato a interessarsi al carpooling già anni fa, perché il carpooling ha il grande vantaggio di coprire anche aree e orari che con il mezzo pubblico non si riescono a coprire. Le nostre sedi sono spesso o quasi sempre nelle zone industriali delle città dove i servizi pubblici non arrivano così facilmente. Inizialmente avevamo installati, montato un sito sulla intranet aziendale dove i dipendenti potevano incrociare il loro posto di lavoro con la sede di casa, con l'indirizzo di casa. Questo non è bastato per motivare i dipendenti, semplicemente trovare un collega che possa viaggiare insieme non è bastato per motivarli a utilizzare il carpooling come spostamento. Abbiamo quindi cercato un mezzo che fosse capace di certificare gli spostamenti, un po' perché all'azienda serve e un po' perché ci poteva permettere di incentivare i dipendenti, di quindi dire se tu viaggi, io azienda ti do qualcosa in cambio se tu viaggi in carpooling. Dal 2016 abbiamo individuato un'app che i dipendenti scaricano semplicemente e che quindi ha queste possibilità di certificare e noi abbiamo la possibilità di premiare il viaggio.
Nelle nostre sedi non mancano i parcheggi. Fortunatamente per noi, per il carpooling in realtà è un po' uno svantaggio, quindi i dipendenti non hanno una necessità di trovare un mezzo alternativo alla macchina privata perché trovano facilmente parcheggio, quindi dobbiamo essere noi a incentivarli. Con questa app abbiamo la possibilità di incentivarli, creiamo quello che il fornitore poi propone, il fornitore JoJob, propone delle gare. Quindi i dipendenti in un certo periodo registrano tutti i loro viaggi e a seconda di quanti viaggi, quanti chilometri hanno fatto, ricevono da noi dei premi. E l'app è attiva in Italia e in Spagna, su tutte le sedi produttive, su tutte le sedi italiane e spagnole. Sono in Italia attualmente 750 iscritti, che diciamo è un numero significativo, però non grandissimo anche per il numero di dipendenti che abbiamo. Abbiamo comunque registrato nel 2019 4.000 viaggi, risparmiato quello che abbiamo registrato, 11 tonnellate di CO2 e soprattutto loro hanno percorso 160.000 km in carpooling. Abbiamo visto però in Spagna funziona ancora meglio, funzionerebbe ancora meglio se ci fosse un parcheggio riservato per i dipendenti che vanno in carpooling. In Spagna con questo sistema qui funziona molto bene, ancora meglio diciamo, perché è semplicemente più motivante, più incentivante. Per me è importante poter dire che adesso, dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a utilizzare questo tool, abbiamo accumulato più di 1 milione di chilometri in carpooling e questo credo che sia un numero significativo. Abbiamo quasi 80 tonnellate di CO2 risparmiate ed è sicuramente tanto. Possiamo concludere dicendo che l'attività di carpooling rappresenta oggi per CNH Industrial uno dei tool fondamentali per l'attività di mobility management. I dipendenti sono sempre più disposti a sperimentarsi in questa attività, a mettersi in gioco e noi assecondiamo ben volentieri questa loro disponibilità per sperimentarci noi stessi. I vantaggi sono notevoli, è un'attività moderna e vediamo quello che succederà.